Il critico d'arte Vittorio Sgarbi esalta l'allestimento fatto al Masedu di Sassari per il padiglione Italia-Sardegna della Biennale di Venezia. Giampiero Marras. C'è il leone alato ad accogliere i visitatori al Museo Masedu di Sassari e poi l'imprimatur di Vittorio Sgarbi, direttore della 54esima Biennale di Venezia, che ha voluto allargare il padiglione Italia alle sedi regionali. 70 artisti isolani in rappresentanza dell'arte contemporanea. L'allestimento è curato dall'Accademia delle Belle Arti di Sassari in collaborazione col Man di Nuoro e il critico d'arte ha espresso lodi senza riserve. Questa selezione mi pare formidabile, ricchissima e mi dà piena soddisfazione. Sono sicuro che non mi daranno ragione neanche quando sarò, non dico morto perché non voglio morire presto, però la soddisfazione credo che sia in quanti andranno a vedere qui la Biennale di Venezia, poi andranno a Venezia a vedere le altre e diranno il padiglione Sardegna è più bello del padiglione Olanda, del padiglione Spagna, del padiglione Israele. In un crescendo di apprezzamenti, intervallati da stilettate a chi ha criticato la sua idea o non è stato all'altezza, Vittorio Sgarbi si è spinto anche oltre i complimenti. Dico, se avessi potuto fregarmene di questi segnalatori che pure io stesso ho scelto e mettere 30 artisti che sono qua, probabilmente il livello sarebbe anche cresciuto, il che vuol dire che qui non siamo in una provincia o in un luogo marginale, ma siamo al centro dell'arte italiana e siamo a Venezia. Sassari e Venezia sono in coincidenza così come era il mio progetto. La Biennale resterà aperta sino al 27 novembre. Da oggi potrà essere visitata dalle 17 alle 21.